Lo vedete lì. Ah, scusami, allora, io sono una candidata dell'entroterra e ormai più o meno quello che c'era da dire su come approcciamo il programma, su cosa faremo a livello di trasparenza, onestà e coerenza è già stato evidenziato. Io vi spiego un po' cosa vorremmo fare sia per quanto riguarda l'urbanistica e infrastrutture e per quanto riguarda l'agricoltura. Allora, per quanto riguarda, siccome entrambe sono correlate, visto che il nostro territorio è abbastanza, soprattutto quello dell'entroterra, ma anche qua, sia dal punto di vista del dissesto idrogeologico, sia dal punto di vista che le nostre infrastrutture sono lasciate all'incuria più totale, soprattutto le nostre, quindi vedi viabilità, vedi anche le strutture stesse ospedaliere o comunque le scuole e tutto quello che rientra nelle nostre infrastrutture. Il punto è che parliamo del territorio dal punto di vista dell'agricoltura. Se noi rivalutassimo questo settore sia dal punto di vista di tutelare i prodotti agricoli che comunque nelle Marche, sia dal punto di vista enogastronomico, cioè possiamo riuscire a valorizzare molti prodotti, ma soprattutto anche per interagire con il dissesto idrogeologico stesso, perché sarebbero gli stessi agricoltori a diventare quelli che tutelano il territorio. Posso dire che siamo per incentivazione alla valorizzazione e al potenziamento delle filiere corte, chilometro zero, e soprattutto praticamente ripristinare i terreni edificabili agricoli. Perché? Perché siamo per uno sfruttamento del suolo zero. Perché comunque anche per quanto riguarda le infrastrutture è molto più semplice recuperare, fare manutenzione e riqualificare che non ricostruire da zero. Perché anche per l'occupazione, che sembra una cosa che non lega con questi argomenti, cioè se noi procediamo a delle opere, a delle grandi opere, non creiamo gli stessi posti di lavoro che creeremo finanziando la manutenzione e la riqualificazione del territorio e delle infrastrutture. Quindi sono tutte cose legate tra di loro che potrebbero sia espandere il turismo, la cultura dei nostri prodotti agricoli e della nostra agricoltura. Peculiarità. Delle nostre peculiarità. E comunque darebbero, soprattutto creerebbero posti di lavoro, perché si andrebbe a finanziare il dissesto idrogeologico e soprattutto anche dal punto di vista infrastrutturale si finanzierebbero quelle manutenzioni e riqualificazioni che potrebbero effettivamente creare i posti. Poi, cosa c'è altro da dire? Per il paesaggio stessa cosa, negli ultimi anni le politiche della nostra regione hanno depauperato il nostro paesaggio, vedi tutte le autorizzazioni che hanno rilasciato per i bellissimi impianti a terra del fotovoltaico oppure per le autorizzazioni. Sono un giornalista, volevo vedere la situazione, state andando bene, grazie, buongiorno. A lei. Lo conoscete io o no? No, non è un giornalista. No. Sono dei bei personaggi, ma non credo che sia un giornalista. Ecco, mi fate perdere il punto del paesaggio, oppure per le centrali a biomassa o gli impianti che a biomassa anche di poco potenziale, perché comunque non si tutela, non si valorizza il nostro territorio, ma si tende a fare sempre l'interesse di pochi. Poi volevo dire un'altra cosa, ma adesso non mi viene in mente, quindi niente, preferisco che ci poniate le domande.